paese tra la Georgia e la Russia, la Federazione Russa. Qui stasera abbiamo il privilegio di presentare dal punto di vista diplomatico, ma anche dal punto di vista commerciale, questa piccola repubblica, dove si vive in pace, dove non ci sono guerre, dove tutto sembra svolgere tranquillo, tranne che magari la Georgia ovviamente non accetta questo tipo di separazione. Poi l'amico dottor Khan ci spiegherà dal punto di vista storico brevemente la storia di questa piccola repubblica e il processo che l'ha portato proprio alla sua indipendenza. La Georgia è stata riconosciuta da più paesi, tranne che l'Unione Europea e degli Stati Uniti. Io stasera ho il privilegio di avere insieme a me, tra virgolette, due guerrieri che dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista politico non si risparmiano. Alla mia destra l'onorevole Matteo Rilosso, alla mia sinistra l'ambasciatore a disposizione della Repubblica Abkhazia, del Ministero degli Affari Esteri di Italia. La scaletta prevede adesso con l'onorevole presenza del nostro sindaco della città, è un altro che non si risparmia, è un altro che molte volte ha combattuto da solo contro tutti, e stasera abbiamo l'onore di averlo qui da noi e lo invito a portare i suoi saluti. Buonasera a tutti, ai presenti e a chi ci vede da lontano. Io porto il saluto della Giunta di Venezia Terme. Sono felice che stasera si abbia questo convegno nella nostra città, nella quale si vada a presentare la volontà di un popolo, la volontà di una repubblica piccola come un numero di abitanti, ma ricca di tante bellezze e di tante potenzialità, e con il desiderio di poter intrattenere rapporti. Allora, la città di Venezia Terme, qui c'è Vittorio Girotti che ha tenuto un laboratorio, che è una fucina di iniziative, di volontà di cooperazione, di volontà di collaborazione, di volontà di stimolare culturalmente questi nostri territori facendo sentire le voci libere, le voci che amiamo. Allora si può partire anche dalla Venezia Terme con questo ponte di collaborazione e di capacità di poter tessere dei rapporti positivi e dei rapporti propositivi. Quello che si può dire della nostra città è la volontà assolutamente di poter collaborare con tutto ciò che si possa fare. Nel nostro DNA c'è il principio dell'autodeterminazione dei popoli, dell'autodeterminazione di quelle che possono essere le culture, quindi accanto per ogni forma di libertà e di volontà di autodeterminarsi, accanto per ogni rapporto di collaborazione. Questo è il saluto che porto a nome della città e con interesse resterò nei limiti che mi consente purtroppo il mandato, nel senso che questa è una città molto viva e molto vivace, lo dico a chi non la conosce, questa è una città che al di là di ciò che si dice in realtà è ben altro, è una città che ha una vivacità culturale di livello eccelso ed è una città che veramente vuole mostrare sempre la sua vera immagine, che a volte purtroppo da ricostruzioni stereotipate non corrispondenti al vero, esasperando delle negatività che possono essere presenti, dipingono altro. Quindi io tra un'oretta circa dovrò andare via, ma resterò prima con grandissimo interesse proprio per ascoltare quanto viene proposto e per vedere cosa effettivamente nel nostro piccolo anche noi, grazie ripeto a Vittorio e Cantiere Laboratorio, possiamo portare avanti di positivo e di propositivo tra le nostre comunità. Grazie. Buonasera, grazie mille dell'invito, veramente
felice di essere qui con voi a questo evento. Prima mi ha presentato come guerriero, io lo ringrazio per le parole, e come onorevole. Lo sono, ma sono anche un ingegnere. Parlo come un ingegnere. Questo evento può sembrare, da ingegnere lo dico, può sembrare come un evento, in ingegneria si dice, o piccolo, trascurabile, cioè come un evento quasi irrilevante. Io invece lo considero come la prima palla di neve che cade dalla montagna. Detto questo, io ho fatto della mia vita l'autodeterminazione l'ho fatta nella mia vita, andando contro tutto e tutti, veramente. E questa autodeterminazione mi ha portato ovviamente tutto il bello che c'è nella mia vita, compreso anche ritrovarmi qui con voi. Voi sapete, l'Acacia, se voi vi immaginate, cioè, lo dico anche te che lo sai, però non ci hai ancora fatto caso, si trova al sud della Russia, praticamente, però la Russia l'ha riconosciuta autonoma. L'Abkhazia, lo vorrei ricordare a me stesso, non per ricordarlo a me stesso, ma per ricordarlo a chi parla senza sapere, è un popolo non in guerra, non ha fatto guerra, si sono autodeterminati pacificamente. E questo si deve ripetere più e più volte per farlo entrare nella testa di persone che parlano, perché gli hanno insegnato che invece l'Abkhazia è un popolo in guerra, e non lo è, e qui c'è. Cioè, lui che ve lo potrà testimoniare. Detto questo, appunto, essendo io per l'autodeterminazione della persona, sono per l'autodeterminazione dei popoli. L'Abkhazia si è autodeterminata in maniera pacifica. In più, ricordo a me stesso, e in politica si dice ricordo a me stesso per volerlo ricordare agli altri, ma quindi io, non volendo far torto a nessuno, ricordo a me stesso che le Nazioni Unite nascono su questo principio cardine, cioè quello dell'autodeterminazione. E poi stavo dicendo a lui, e questa immagine forse ce l'hai in mente ma non ci ha mai fatto caso, che la Mezzia Terme è il sud d'Italia ed è il centro del Mediterraneo. E se voi, adesso ingegneristicamente parlando si dice isoforme, è isoforme all'Abkhazia, se ci fai conto, caso, più o meno la Mezzia è posta al sud d'Italia e al centro del Mediterraneo, così come l'Abkhazia con la Russia e la Georgia. Detto questo, che dire, vi auguro buon lavoro di cuore, grazie ancora per l'invito e sono molto felice di essere qui. Grazie. Strategicamente l'importanza di La Mezzia Terme e quindi anche delle parole. Adesso passiamo la parola alla signora Tavilamar Tuskula Rava, in collegamento, che è presidente della Camera di Commercio e dell'Industria della Repubblica di Abkhazia. Buonasera, prego. Dobry vecher. Buonasera. Спасибо прежде всего за приглашение на данное мероприятие. И позвольте от имени Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия и от себя лично поприветствовать всех вас. Анамитая камера Мухаммеша Номерия, Валерия Скримина, Дамина Грахипудина, Фрейда Фальдеша Фальсионы, Кусто Импортанте Эвельто. Я считаю это мероприятие очень важным событием для нас. И пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность всем организаторам, участникам за ваши старания, которые вы прикладываете для укрепления позиции Абхазии и Катарии в Европе. Вы являетесь организаторами,
attenzione che mi ora. Mondo, grazie per gli sforzi che state facendo per fare le decisioni della patria deve chiedere di partecipare. Mi ha assolutamente lavorato su сегодняшнее мероприятие в ходе подруговодства и одного из инициаторов нашего дорогого по совместительству представителя ЦПБ Абхазии в Италии. Sono particolarmente lieta che questo evento, questo incontro, si svolga sotto la guida del nostro caro amico e nello stesso momento rappresentante della Camera di Commercio di Abkhazia in Italia, Vito Gritani. Благодаря его работе нам удалось осуществить немало важных проектов в Италии. И одним из основных достижений, на мой взгляд, является официальное открытие представительства ТПП Абхазии в Баре, столице региона Пули. Grazie al suo lavoro siamo riusciti a realizzare alcuni importanti progetti. Uno dei principali è l'apertura dell'ufficio di rappresentanza della Camera di Commercio nel capo di Pugliese, in Bari. Vito разделяет с нами любовь, бредом и патриотизм к нашей родине уже на протяжении многих лет. Я уверена, что впереди у нас очень много разных совместных проектов, которые мы обязательно творим в жизни для расширения уже использования контактов между Абхазией и Италией. Vito è una persona che condivide con voi l'amore più profondo, depressione, patriottismo per il nostro paese e sono sicura che in futuro avremo nuovi progetti. Noi per il momento abbiamo già 5 accordi con organizzazioni imprenditoriali e associazioni di paesi esteri, compresi accordi di cooperazione con la Camera di Commercio di Torino e anche della Visipara. Io считаю, что стратегия интеграции все-таки предполагает модернизацию на основе практик. Путем создания сотрудничества с международными компаниями и организациями, путем привлечения иностранных инвестиций. И все это, на мой взгляд, позволит Абхазии реализовать многие совместные проекты на долгосрочной основе, и в том числе со странами Европы. Secondo me, la strategia di integrazione prevede la modernizzazione basata sulle pratiche mondiali, creando cooperazioni di società internazionali e attirando investimenti stranieri. Tutto ciò consentirà alla fase di realizzare molti progetti congiunti a lungo termine. Мы стремимся повысить как внутренний, так и международный имидж нашей страны. И благодаря возможностям наших представителей мы периодически организовываем бизнес-визиты в зарубежные страны, где посредством презентации мы рассказываем об истории, культуре, потенциале Абхазии, а также представляем возможность познакомиться с нашей продукцией, наших производителей. Noi cerchiamo di migliorare sia l'immagine nazionale che internazionale del nostro paese e grazie all'opportunità che ci danno i nostri rappresentanti si organizzano le visite da fare all'estero dove facciamo le presentazioni dove si racconta di storia, cultura e potenzialità del nostro paese. Мне особенно хочется напомнить, что одна из последних презентаций Абхазии проходила в 2015 году в Риме при участии самого Гвинтова, а также
представителей российских ведомств, находящихся в Италии, предпринимателей, представителей СМИ, ну и, конечно же, наших соотечественников, проживающих в Риме. L'ultima presentazione è venuta a Roma nel 2019, una partecipazione del privato di Italia con i rappresentanti del Dipartimento, tutti i dislocati in Italia e diversi imprenditori nostri connazionali. Из последних мероприятий хотелось отметить участие Кавказской палаты во Всемирном конгрессе торговых палат в Дубае, где у меня была возможность встретиться и пообщаться, а также отметить ряд совместных проектов со своим коллегой, главой Туринской торгово-промышленной палаты господином Дарьей Сергеевной. Degli ultimi eventi importanti vi vorrei far notare la partecipazione al congresso mondiale delle camere di commercio a Dubai, dove ho avuto l'opportunità di incontrare il collega Dario Gallina, il presidente della Camera di Torino, e discuterci delle prospettive future di nuove unità per la nostra cooperazione. Мы действительно заинтересованы в популяризации Абхазии на международном уровне. И nostro obiettivo è divulgare l'Abkhazia a livello internazionale. Мы открыты для сотрудничества. Siamo aperti alla collaborazione. Я уверена, что такие встречи, как сегодня, дают нам возможность рассказывать и продвигать нашу страну с вашей помощью. E senza dubbio, tanti incontri ci danno l'opportunità di raccontare il nostro paese con il vostro aiuto e sostegno. Ну и вот в завершение своего приветственного обращения я, пользуясь случаем, хочу еще раз выразить огромную благодарность организаторам, всем участникам. Хочу искренне пригласить вас в Абхазию. Мы будем рады видеть каждого из вас у себя на родине. Vorrei dire di nuovo grazie a tutti per l'organizzazione di questo evento. Vorrei invitarvi a casa nostra. Saremo molto felici di vedervi qui in Abkhazia. И в это непростое время я искренне хочу пожелать вам крепкого здоровья. Это как никогда актуально в наших днях. А также успехов всем вам в достижении и реализации вами намеченных планов. Vi vorrei augurare una buona salute, ciò che è molto importante soprattutto nei giorni di oggi che viviamo, e anche vi auguro di avere successo nel raggiungere tutti i vostri obiettivi. Благодарю. Grazie. Che è ambasciatore a disposizione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Abkhazia e in più è responsabile della rappresentanza diplomatica per l'Italia e per l'Unione Europea. A te, Carlo. Grazie, signor Vittorio. Grazie. Iniziare so che il microfono a lei. Se no la copia il microfono nel programma, non quello fisico. Se no poi si sente malissimo e non si capisce cosa si dice. Un altro favore, se puoi girare la camera verso il pubblico così ti vedo e ti parlo. Scusa, aspetta. Grazie mille. Scusa. Grazie, tante grazie. Saluto tutti i presenti e ringrazio di avere l'interesse verso l'Abkhazia. Purtroppo, causa Covid-19, non sono lì con voi, ma spero un giorno di conoscervi tutti di persona. Allora, il mio discorso sarà di circa 15
dispiace, però c'è così tanta l'informazione che bisogna raccontare, ma io ho cercato di strutturare, diciamo, bene il discorso e tutta la storia in circa 15 minuti. Allora, io ho strutturato così il discorso. Prima parlerò brevemente dei motivi che hanno portato la guerra tra la Georgia e l'Abkhazia, poi racconto in poche parole la vita del dopoguerra e continuo con il quadro della situazione diplomatica fino al momento del primo riconoscimento della sovranità a casa nel 2008 e concludo con il periodo dal 2008 ad oggi. Allora, i motivi che hanno portato alla guerra sono veramente tanti e devo sottolineare che non è una storia iniziata nel periodo del crollo dell'Unione Sovietica, come molti giornalisti scrivono e sbagliano. È un conflitto, cioè è una storia iniziata molto prima. Allora, il governo sovietico georgiano, appoggiato completamente da Stalin e Beria, che tutti e due erano georgiani, in un modo sistematico violava i diritti degli Abkhazi partendo dal 1931, con il cambio dei nomi delle città. Per esempio, Sukhumvi è la capitale di Abkhazia di oggi, che ha 2500 anni, per dire Roma ha 2774, no? Cioè una città antica. Allora, hanno cambiato il nome aggiungendo la I alla fine a modo georgiano, poi hanno continuato con la chiusura delle scuole abkhaze, proibizione della lingua abkhaza, il passaggio all'usanza dell'alfabeto georgiano per la lingua abkhaza, l'assenza degli abkhazi nelle posizioni principali del governo di Abkhazia, poi la deportazione, o meglio le repressioni dell'intelligenza abkhaza in Siberia, praticamente a morire. Plotone d'esecuzione, a chi scriveva diceva che gli abkhazi sono un popolo autoctono di Abkhazia e abbiamo il diritto storico di avere lo Stato e così via. Ovviamente tutto questo si accumulava in una forte protesta nazionale che si è vista trasformare nel conflitto armato del momento del crollo dell'Unione Sovietica. Cioè, in quel periodo la Georgia ha votato per uscire dall'Unione Sovietica e diventare lo Stato sovrano. E l'Abkhazia invece ha votato per rimanere nell'Unione perché aveva il diritto di farlo secondo la Costituzione dell'Unione Sovietica. Avendo visto che la situazione sta peggiorando e che le parti hanno due punti di vista completamente diversi, il Parlamento a caso ha deciso di proporre al Parlamento georgiano di creare uno Stato unico ma con pari opportunità e diritti. Però purtroppo per la Georgia non andava bene questo scenario e l'allora presidente Shevardnadze, Edoardo Shevardnadze, appoggiato da Yeltsin, ha mandato le truppe, diciamo l'esercito, per risolvere la questione a modo suo. Così il 14 agosto del 92 iniziò la guerra georgiano a casa e ha durato un anno fino al 30 settembre del 93, quando l'esercito a caso ha preso completamente il controllo su tutto il territorio dell'Abkhazia. La guerra ha portato la devastazione all'Abkhazia, all'economia, all'infrastruttura, ma soprattutto ha portato via le vite a decine di migliaia di persone. Il 4% degli Abkhazi sono stati uccisi durante questa guerra non iniziata dagli Abkhazi. È praticamente un genocidio accaduto in Europa, nella storia recente. Con l'aiuto volontario di tanti popoli del nord del Caucaso, della Russia, della regione in generale, per esempio, per dire che alcuni popoli sono gli Abazzini, sono i Cercassi, i Ceceni, gli Ingusci, i Cosacchi, gli stessi russi, i daghestani, gli armeni e ovviamente tutti gli abkhazi da 18 a 65 anni e non solo quelli che vivevano in Abkhazia ma anche quelli venuti dalla Turchia, dalla Giordania, dalla Siria, dall'Egitto, perché abbiamo un'enorme diaspora in quei paesi.
grazie a tutti loro l'Abkhazia riesce a liberarsi dall'oppressore georgiano e guadagnarsi con il sangue del popolo la sovranità e l'indipendenza voluta da generazioni degli Abkhazi per poter decidere il proprio futuro, ma soprattutto per la possibilità di, diciamo, preservare la nazione, l'antica e difficilissima lingua abkhaza, per dire la nostra lingua ha 64 lettere nell'alfabeto, e ovviamente la nostra cultura. Il dopoguerra per l'Abkhazia non è stato facile, ovviamente. Nel 94 è stato svolto il primo referendum, dove il 98% ha votato per accettare la costituzione di uno Stato sovrano, indipendente, democratico e di diritto. Questa azione ha avuto come l'effetto il blocco economico internazionale da parte di tutti i paesi del mondo, compreso la Russia, perché allora, in quel periodo, Yeltsin comunque era da parte di Shevardnadze, perché erano amici, perché Shevardnadze, ex presidente georgiano, era ex ministro degli esteri dell'Unione Sovietica. Quindi, in queste condizioni difficili, la dirigenza politica a casa cercava di parlare al mondo e di esprimere la propria opinione nelle negoziazioni tra l'Abkhazia e la Georgia, con il ruolo mediatico principale della Russia e con la partecipazione anche delle Nazioni Unite. Fino a settembre del 99 si discuteva della possibilità di creazione di una nuova entità internazionale, una confederazione. Però le parti non hanno trovato un punto d'accordo, soprattutto per la posizione distruttiva del presidente georgiano, che non accettava l'idea dell'uguaglianza dei poteri e dei diritti fra gli Abkhazi e i georgiani. Così, dopo l'ultimo tentativo di trovare una via per la convivenza pacifica, che è stata rifiutata, il primo presidente abkhazo, Vladislav Arzhanov, propone di fare un altro referendum per decidere, per chiedere alla popolazione se vuole continuare a lottare per il riconoscimento internazionale o no. Se sì, allora accettare l'atto di indipendenza che, diciamo, non permette più di discutere lo status di Abkhazia, lo status politico. E il popolo ha votato per il sì, il 96% ha votato per il sì. Quindi, nel 2008, come sappiamo, al potere in Russia è stato eletto Vladimir Putin, che ha iniziato una nuova politica per il conflitto georgiano abkhazo. È stato molto più pragmatico e, come risultato, dopo una lunga strada di negoziazioni trilaterali e le violazioni continue da parte della Georgia di accordi presi tra le parti durante queste negoziazioni, si arriva all'8 agosto del 2008, quando l'attenzione di tutto il mondo era fissata sulle Olimpiadi e l'allora presidente georgiano Saakashvili inizia un'altra guerra nel Caucaso del Sud, questa volta contro l'Ossetia del Sud. Allora, la guerra durava 5 giorni e la Russia ha dovuto intervenire praticamente per salvare la nazione, visto che la maggior parte degli ossetini del sud hanno la cittadinanza russa, così come gli Abkhazi anche. Allora, il fatto che gli Abkhazi abbiano quasi tutti la cittadinanza russa è dato dal fatto che i nostri passaporti non sono riconosciuti come documento di viaggio, e quindi l'Abkhazia aveva chiesto alla Russia nel 2004, prima ancora del riconoscimento, di rilasciare i passaporti russi per il viaggio, per poter, diciamo, per poter liberamente viaggiare, studiare fuori e così via, perché si violava il diritto principale dell'essere umano, il diritto del libero movimento. Allora, con questi e tanti altri problemi, il governo in caso non mollava e andava avanti con l'idea di avere il riconoscimento internazionale della sovranità. E dopo anni delle negoziazioni siamo arrivati al primo riconoscimento dello Stato abkhazo da parte della Russia, avvenuto il 26 agosto del 2008, quando l'allora presidente Dmitry Medvedev, il presidente della Russia, ha firmato il decreto del riconoscimento dell'Abkhazia, e
ha seguito il decreto dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche e lo scambio degli ambasciatori. Da allora la Georgia ha cambiato la propria strategia verso l'Aucasia, cioè se prima considerava l'Aucasia come una parte del conflitto e dal 94 fino al 2008 con piccole pause ma comunque partecipava nelle negoziazioni, dopo il riconoscimento dalla parte della Russia la retorica è cambiata. L'Aucasia non si considerava più parte del conflitto ma cosiddetto territorio occupato dalla Russia, secondo la legge nazionale georgiana che avevano adottato dopo il riconoscimento da parte della Russia. E nello stesso conflitto, così dicono i georgiani fino ad oggi, non è più con l'Abkhazia ma con la Russia. Dal punto di vista della Georgia, che ha iniziato di posizionarsi nel ruolo della vittima, potrebbe essere anche una bella strategia, però non corrisponde alla realtà. La Georgia è stata ad attaccare prima l'Abkhazia, quindi non è la vittima, è l'aggressore. Quindi poi anche l'occupazione di cui parla la Georgia oggi presuppone l'amministrazione esterna del paese, l'assenza delle elezioni democratiche, il coprifuoco, non lo so, i posti militari nelle città e altre restrizioni dei diritti e delle libertà dell'uomo. In Abkhazia non c'è nessuno di questi segni e inoltre noi teniamo costantemente elezioni del Parlamento, le elezioni presidenziali che si distinguono per una maggiore trasparenza e possono anche essere un bel esempio per democrazie avanzate, così chiamate. Poi spesso l'Abkhazia viene anche chiamata parzialmente riconosciuta, ma dal punto di vista del diritto internazionale, dal momento in cui la Russia ha riconosciuto lo Stato Abkhazo, l'Abkhazia è passata da un paese non riconosciuto di nessun ente di diritto internazionale ad uno Stato riconosciuto dal paese più grande del mondo, membro del Consiglio di sicurezza dell'ONU, una delle potenze mondiali e così via. A noi piace tanto spiegare il diritto internazionale che riguarda il riconoscimento in un modo più semplice, più sarcastico direi. Cioè, così come non esistono gli stati parzialmente riconosciuti, non esistono le donne parzialmente incinte. Cioè, a noi piace spiegare così la cosa. Poi, la differenza principale sta nel numero dei paesi che riconoscono la sovranità e anche nei doppi standard della geopolitica, cioè chi sta dalla parte degli Stati Uniti gode più possibilità di essere rappresentati nelle organizzazioni internazionali e chi sta con la Russia purtroppo deve essere sottoposto alle ridicole sanzioni. Io con il mio passaporto abkhazo non posso andare nei paesi che non riconoscono l'Abkhazia, cioè per esempio in Italia. Devo soffrire, cioè la violazione del mio diritto principale, di base, di libero movimento. La stessa cosa va per i diplomi di laurea, per i certificati di nascita e così via. Invece, per esempio, un cittadino kosovaro, che Kosovo ha più o meno lo stesso status internazionale dal punto di vista del diritto che Abkhazia, solo ha più numero di paesi che riconoscono Kosovo. Quindi nel caso di Kosovo, con tutto il rispetto, io ho tantissimi amici kosovari, ma solo per fare un esempio, loro possono girare con il loro passaporto nei paesi che non riconoscono Kosovo, per esempio Spagna. Ci sono 5 paesi europei che non riconoscono il Kosovo, tra cui la Spagna per esempio, però la Spagna permette di entrare nei kosovari con i propri passaporti, quindi questi doppi standard mi fanno capire che a qualcuno con lo stesso status internazionale è permesso di fare di viaggiare a meno e perché. Quindi poi ci sono accordi tra Russia e Abkhazia, ci sono 2 accordi principali interstatali e 200 accordi in tutte le aree di cooperazione, quindi la Russia aiuta anche economicamente
esista un programma di annuale di sostegno socio-economico diversi appoggi militari che comprendono raggruppamento unito di forze militari a caso russe nel caso di aggressione contro l'Abkhazia. Quindi il nostro popolo è molto grato alla Russia per tanti motivi e noi sicuramente rafforzeremo la nostra cooperazione anche in futuro. Allora, altri 3 minuti e concludo. Oggi l'Abkhazia sta sviluppando le relazioni diplomatiche con diversi paesi. Abbiamo le ambasciate aperte in Russia, a Mosca, nel Venezuela, in Siria e in Ossetia del Sud. Pochi giorni fa il Presidente ha firmato il decreto dell'apertura di un'ambasciata in Nicaragua. Abbiamo alcuni consoli onorari in Russia. Poi abbiamo diversi rappresentanti. Rappresentanti così come per esempio la rappresentanza diplomatica per l'Italia e per i paesi dell'Unione Europea di cui l'ambasciatore Britanni è responsabile di presente con noi. Praticamente questa rappresentanza fa funzione di un'ambasciata vera e propria ma senza l'immunità diplomatica visto che per ora non ci sono le relazioni diplomatiche tra l'Abkhazia e l'Italia, ma solo per ora. Il caro cavaliere Britanni sta organizzando tanti eventi a partire del 2015 per mostrare l'immagine obiettiva dell'Abkhazia e sicuramente andremo avanti in questa direzione anche grazie agli eventi del genere. Ecco perché l'ampio riconoscimento internazionale, si può dire anche universale dell'Abkhazia, è una questione di tempo. Secondo me. Un giorno la voce dell'Abkhazia si sentirà anche nell'Assemblea Generale dell'ONU, ne sono certo. Allora io concludo dicendo che da diplomatico credo nella pacifica soluzione per evitare un altro conflitto tra l'Abkhazia e la Georgia. Come diceva il grande Lev Tolstoi, come non si può spegnere il fuoco con il fuoco, né asciugare l'acqua con l'acqua, così non si può eliminare la violenza con la violenza. Ecco perché siamo sempre stati per il dialogo, ma questo dialogo dovrebbe essere reciprocamente rispettoso e paritario per ricevere i risultati che porteranno lo sviluppo a tutta la regione del Caucaso del Sud. A parere mio, il riconoscimento dell'Abkhazia da parte della Georgia metterebbe il punto definitivo sul conflitto e in quel caso avremmo potuto iniziare una nuova storia di sviluppo e prosperità da due paesi vicini. Noi come rappresentanti dell'Abkhazia parteciperemo ad ogni piattaforma possibile per portare avanti questo messaggio a chi vuole sentirlo. Quindi grazie alla Lamezia Terme, a tutta la vostra città, a tutti voi presenti, al cantiere laboratorio personalmente, al signor Vittorio Giliotti, all'Associazione Europa Abkhazia e ovviamente all'ambasciatore Britanni. Saluto anche l'onorevole, grazie e anche il sindaco, grazie di partecipare a questo evento. Per noi è un grande onore e grande piacere. Ringrazio tutti voi per dare spazio all'opinione Abkhazia in Italia. Grazie. Della storia dell'Abkhazia, d'ora in poi molti andranno a studiarsi. Aspetta. Adesso vuoi. Grazie Carla per l'esposizione storica, per aver descritto in modo esemplare quella della situazione dell'Abkhazia sia dal passato fino ad arrivare ai giorni nostri. Ti ringraziamo tantissimo perché sappiamo che tu sei un diplomatico valente, è una persona eccezionale. Grazie veramente di cuore. Adesso passiamo la parola a Camilla Chirimani, che è giornalista ed editore della commissione Abkhazia. Buongiorno Abkhazia. A te la parola, che dopo ti spengo. E io racconto. Sì, Carlone, sì, infatti, prendi tu adesso. Camilla.
Buonasera. Buonasera cari amici, buonasera come seguire. Televizorizia Abkhazia, il Valermo, il Vittorio Giliotti, il nostro giardino d'Italia. Per Mila, per Mila, il secolo di Zemilis, Vardi, buonasera a tutti, saluto tutti gli amici sia online che offline, tutti quelli che ci partecipano. В первую очередь спасибо за ваш труд и внимание к нашей стране. Prima di tutto ringrazio per l'attenzione verso il nostro paese. И хочу выразить особую благодарность и благодарность за то, что он не покладая рук день и ночь работает на благо нашей страны. Поэтому спасибо большое. E concludo ringraziando particolarmente il nostro signor Vito Gritani che giorno e notte lavora per portare il messaggio obiettivo dell'Abkhazia al mondo. E con questo lei conclude. Ringrazio. Grazie mille. Come sempre. Grazie Camilla, buonasera. Adesso diamo la parola al cavaliere Vito Gritani, che è ambasciatore a disposizione del segretario degli affari esteri della Repubblica di Abkhazia. Diciamo che ci sarebbe tanto da dire dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista mediatico, per quanto riguarda il cavaliere Gritani. È un uomo indomabile, una persona che non si arrende mai, una persona che ha avuto la capacità di ricevere oltre 150 diplomatici da parte di tutte le parti del mondo. Quindi una persona matura, una persona, come dicevo prima, che cerca di far conoscere la situazione complicata, e come diceva Carlo, quello di farla conoscere in modo reale e concreto, contro ogni forma di disinformazione. E purtroppo, caro Carlo, la disinformazione è una delle malattie più brutte che ci possano essere. La trasformazione della realtà e la manipolazione dell'opinione pubblica oggi è diventato un mestiere per quanto riguarda soprattutto quella stampa pagata appunto per dire menzogne. Cioè le menzogne si dicono sulla Georgia, le menzogne si dicono anche sulla Mezzia Terra, le menzogne si dicono in vari modi. Intanto, caro cavaliere Vittani, a te la parola. Ma soprattutto poi per l'esposizione della scelta in Camera di Commercio di cui tu spiegherai l'utilità. Buonasera a tutti, grazie, sono veramente emozionato di vedere la gente. Non è sempre facile, specialmente adesso con questo benedetto virus. Comunque vi ringrazio veramente di cuore anche a nome del Ministero degli Esteri che io rappresento qui. Prima di iniziare volevo leggere due o tre paroline del sottosegretario agli esteri della Repubblica Italiana, penso che si chiama Dissetto, se sbaglio aiutatemi. Vi leggo e dopo entro nel vivo della discussione. Invitiamo tutte le istituzioni nazionali, regionali e locali italiane, di cui anche il Comune di Lamezia, a mantenere la coerenza con la posizione espressa dal governo ed evitare contatti con queste entità che contribuiscono solo a generare confusioni, in senso la mezza sola e quella degli amici della casa. Questa è una cosa che io questa mattina quando l'ho letto sono rimasto un pochettino, non dico scioccato perché non mi sciocco più niente, visto come voi mi vedete, sono seduto, per cui non mi sciocca più niente nella mia vita. Ma sono rimasto un pochino così, ma è possibile che un sottosegretario di una repubblica, che comunque è una nazione di pace, che ha sempre condiviso la pace del mondo, possa dire tale sciocchezza? Io non ho mai detto che sono ambasciatore della Casa d'Italia. Uno, perché non lo potrei dire, perché non lo so. Violerei ogni legge, ogni norma del diritto internazionale, diplomatico, della Convenzione di Vienna, non è sicuramente sa,
persona, chi mi conosce sa bene che non direi mai queste azioni di fantasia. Io da anni cerco di portare alla luce dei politici italiani, anche locali, ho fatto il consigliere comunale per un paio di anni, nel mio paese, che sono nato a Capurso, in provincia di Bari, nel 2016 mi sono innamorato della Abkhazia, nel 2018 sono diventato anche presidente, cittadino abkhazo. Cercavo e cerco di portare questo popolo pacifico, come lo siamo noi, come lo è in Italia. Difficile, perché la Georgia, ogni qualvolta che mi avvicino a un comune, arrivano proteste non verbali che la Georgia fa al governo italiano, che cos'è? Cioè, come se fosse che questi non hanno più altri problemi. Arrivano le verifiche d'attenzione, così colà, vietate, lo fate entrare, cacciate e così via. Questa è una cosa veramente brutta. Io preparato un discorso, ma vi dico, dopo che l'amico mio fratello Can Tania ha spiegato molto bene tecnicamente, non vorrei più annoiarvi. Vorrei dire, se mi permettete, due o tre cose. Da questo posto, da questo paese, da Mezza Terra, vorrei fare un grido di aiuto, se mi è permesso, al padrone di casa, al sindaco, in primis, chiaramente all'onorevole, qui presente, a Vittorio, a voi tutti, di aiutarci a organizzare un tavolo rotondo che sia comunale, regionale, nazionale, un tavolo fatto con i giorgiani, perché no, a poter sedere a tavolino, a tavolo rotondo, e discutere, ma non discutere di chi è la colpa o di chi è stata la colpa, ma discutere come poter vivere in pace, che un popolo non possa uscire con un ragazzo, una ragazza, con la mia figlia Camilla, giornalista fermata, non può andare fuori dalla Russia, vuole vedere l'Italia, vuole conoscere la Germania, vuole andare a Parigi, non può, perché? Perché non ha un documento valido per uscire fuori dal paese. Per cui io chiedo, grido, un grido di aiuto, magari io non ero, questo veramente mi chiede, sono molto onorato di qui presente, perché io pensavo che non veniva nessuno stasera, ma questi saranno chiamati, per cui non vedo nessuno, la mia esperienza porta anche di questo. Vi ringrazio per lui. Vedete come si potrebbe organizzare un tavolo rotondo. Noi come Abkhazia andiamo a Ginevra 4-5 volte all'anno all'ONU, dove c'è un tavolo rotondo con gli georgiani, ma i nostri convicini, i nostri vicini ogni volta si alzano e se vanno. Non voglio sapere ragioni e se vanno. Io ho scritto tanto tempo fa, all'epoca era il ministro degli esteri italiano, era Alfano, ho scritto una letterina chiedendo, dicendo, l'Italia è stato sempre promotore di pace nel mondo, perché non iniziamo adesso, anche adesso, che avete a fare, non ha mai risposto, perché secondo la loro cultura e mentalità, se mi rispondono accetto un de facto al caso, questa è una sciocchezza, sapete bene che questa è una sciocchezza, per cui poteva rispondere, anche per me che non rispondo maleducato, ministro o non ministro, per cui mi voglio veramente, non mi voglio portare alla lunga, ci stanchiamo tutti, di nuovo, terza volta, grido di aiuto a un tavolo rotondo. Possiamo trovare i modi, i tempi, come vogliono loro, come volete voi, lei sicuramente avrà contatto con il ministero, il nostro ministero degli esteri a Roma, chiaramente non credo che saranno felici quando lui andrà a proporre, però comunque possiamo tentare, può tentare. Che dire, chiaramente la presidente Camillo Maggio ha fatto l'invito prima, questo invito lo faccio anche io di venire, di andare a vedere questa piccola terra, piccola repubblica, che è molto bella, molto carina. Ah, lo stesso vicino nostri, la Calabria, la Puglia, il fiume come il nostro, tutti i frutti che avete voi ce l'hanno anche loro, la lingua ogni tanto fa qui, ogni tanto fa là, non è sempre ogni anno freddo, non è così. Detto questo, l'Abkhazia vorrei annunciarvi insieme all'amico Vittorio, noi da tempo, per due anni, abbiamo iniziato un progetto, la cosiddetta Camera di Commercio Italo-Abkhazia Africa, Russia e India, e
per i macchini commerciali, neanche come associazione, non è lo sapete, perché sto parlando neanche come associazione, per poi dopo i 3 anni di attività iscriversi alla sua camera per avere quel titolo di capo di commercio. Io la capo di commercio vista. Mi hanno chiesto, ma perché alla Mezzi? Perché vai al sud della Calabria? Come dice, perché io vengo dal sud della Russia, cioè dell'Abkhazia. Isoformismo. Perché credo molto che il sud, a prescindere dalle chiacchiere che noi sentiamo in giro sul sud, sui calabresi, sui pugliesi e tante di quelle chiacchiere, penso che sia giusto iniziare dalla Mezzi, insieme all'amico e agli amici di Vittorio. Questa Camera di Commercio ha l'obiettivo di promuovere non solo gli imprenditori calabresi, andare, nasce di promuovere la Calabria, in questi paesi che ho citato prima, chiaramente dico casa perché è una cosa nuova, perché la casa apre le porte agli imprenditori. Perché crediamo fermamente che la gente si conosce nelle azioni e non sulle carte della gente che parla così tanto bene. Io purtroppo sempre ci siamo dimenticati, non so se tu hai, ci siamo dimenticati di stampare lo statuto, no? Però Vittorio sarà quello di Vittorio, anche al figlio, quello che vedere. Noi pensiamo che a settimane prima di Natale, ci può di Natale ancora? Sì. Ho paura. No, è stato ritirato. Ci può dire ancora Natale, caro Cassi, si può dire ancora Natale. Detto questo, prima di Natale penso di aprire qui la sede ufficiale, con la tabella, su quello, è già tutto pronto. Che altro dire? Io penso che per me è un grande onore come pugliese, perché io sono nato a Capurso, che sono anche dei vacati, ma comunque sono italiano, tutti gli effetti, salvo in Italia una mattina non si abbia, questo lo cacciamo per l'Italia, tutto è possibile, beh, vabbè, non fa niente, ho gli amici afghani, anzi gli amici calabresi che mi avete già accettato. Grazie di nuovo per questa bellissima serata. Grazie a tutti, grazie a Vittorio, grazie a Onorevole, al sindaco ovviamente. Se dopo ci sono delle domande io sono ben meglio di rispondere. Ho portato 2 pensierini sia per il sindaco, se mi permettete, fuori di tavolo, è un libro del mio paese, non scritto da me, ma solo così bravo. Un libro del mio paese Capurso, scritto da un signore che vive a Capurso nell'anno che sono nato io, nel 1964. Il Capurso ha scritto questo libro, ha scritto diversi libri, ma questo libro è un po' particolare perché ci sono io. Ci sono io dentro, per cui ho chiesto al mio sindaco di Capurso di dare uno, e purtroppo il sindaco di Capurso scusa ma ha avuto difficoltà nel collegarsi. E ho detto, dammi se lo devo portare al sindaco di Lamezia. Per cui io devo concedere anche a nome del nostro sindaco. Amici, siete fratelli. Io la do, la consegno a un amico Vittorio,
piccolo, piccolo pensierino, piccolo dono. La migliore così. Ingegner Matteo,
con il quale sicuramente ci rivedremo spesso. E in ogni caso ringrazio il Cavaliere Vittali per l'attenzione che ha avuto sulla città di Galizia Terme e sulla Calabria, per quella, questa bellissima opera che andremo a creare e che dovrà interagire non soltanto con il mondo economico e commerciale, ma dovrà interagire anche con il mondo politico, sia locale che regionale. E se è possibile anche quello nazionale, caro Carlo, perché ce n'è bisogno. Comunque, grazie a tutti. Se ci sono delle domande, in modo più veloce e rapido, rispondiamo velocemente. Tante belle cose, e Club Cassia che invece pure è. Siamo ancora due sud del mondo, nel senso di luoghi ritenuti comunemente marginali. Io credo che invece da queste marginalità che si mettono insieme possiamo fare di queste che possono essere dei punti di forza importantissimi. Ci credo, perché poi sono quelli presunti deboli che insieme diventano forti. Grazie. Questo signore è l'ingegnere Francesco Pagano, chi non lo conoscesse, che sta portando avanti gli studi e le ricerche sulla famosa spirulina, quindi su quel farmaco che è molto integratore alimentare ancora. Perché? Un'altra domanda? Simone? Simone Grisolia di Cavanzaro è uno dei responsabili dell'identità tradizionale. Buonasera a tutti. Io chiedo a Vittorio cosa ne pensa, visto l'andamento dei tempi, quanto incide la disinformazione su delle questioni geopolitiche come questa e cosa ne pensa in generale della disinformazione? Grazie Simone, cercherò di essere bene. Allora, la disinformazione non è altro che il distorcere quella che è la realtà. Io posso fare alcuni esempi personali, cioè così ci capiamo meglio. Nel 2015 ero in Siria, a Damasco, mentre la vita scorreva tranquilla, giornali occidentali, alcuni giornali pagati proprio per dare menzogne e pasto al popolo, dicevano che c'era stata che era in ginocchio, che Damasco stava per cadere. Invece noi ci guardavamo anche con giornalisti che scrivono sulle testate nazionali, ma che sono obiettivi nei loro giudizi. Vedevamo tutto scorrere tranquillamente. Dicevano che non c'era carburante, ma noi vedevamo la città di Damasco piena di macchine, pullman, camion, anche se il fronte era a 4 km da dove eravamo. E questo è un aspetto molto importante, concreto, di quella che è la disinformazione.
Cioè vedere una cosa è vedere scritto in Occidente il contrario di quello che con i miei occhi vedevo. Il 2017 nell'Ucraina orientale, dicevano che a Donetsk, nella Repubblica di Donetsk, c'erano i carri armati russi e c'erano i militari russi. Io ero lì per una missione culturale volontaria, non ho visto un soldato russo, non ho visto un carro armato russo. Questo è un altro tipo di disinformazione, ecco, vedere la realtà e fartela capire diversamente. Ma la cosa ultima, possiamo dire, è quella di settembre, quando era l'Occidente diceva che in Russia non c'era un osservatorio, che l'OSCE si è ritirato perché non c'era un osservatorio. Allora, io ero un osservatorio internazionale. In Russia, in Occidente si diceva che non c'era un osservatorio. C'erano 350 osservatori, me compreso, nella sola Mosca. Osservatori stranieri, non erano russi, osservatori russi, erano osservatori stranieri che hanno partecipato al forum dove c'erano i rappresentanti di 60 paesi. Allora ecco Simone, questo è il termine di disinformazione. E poi ovvio la disinformazione avviene, guarda caso, quando si tratta appunto della Russia. Cioè, quello che ci danno in pasto, quello che ci danno in pasto, deve essere verificato. Quindi ecco, che anche il laboratorio, la mia associazione, ma anche l'unità tradizionale qui si vuole far parte, cercano di formare persone, di formare coscienze, di formare uomini, perché la cosa più importante che c'è per fare qualsiasi tipo di progetto è l'uomo. Ma l'uomo più preparato è, e più possibilità ci sono che questo non venga ingannato dalle menzogne che vengono sparate in tante. Quindi ecco, questa è la disinformazione. Altre domande? Altre domande? Mi auguro che lei sarà parte della nostra
due missioni non commerciali della Calabria, la Venezia, in Amnasia, che sarà presente con lui, così potrà vedere direttamente che non ci sono problemi così. Un'altra domanda? Allora, direi di chiudere questa bellissima serata di questo evento culturale. Io vi ringrazio tutti uno per uno per essere stati presenti, averci invitato a parlare e aver contribuito affinché si potesse parlare e si potesse anche ascoltare la voce dell'Abkhazia e soprattutto ascoltare la voce reale di quelli che sono stati e sono gli avvenimenti di questa piccola Repubblica. Vi ringrazio di nuovo e buonasera a tutti.